Pietro, che era il commissario della Brigata. Pietro e Pierbellini delle Stelle, sì. Vero? E Pietro, che è Michele Moretti, che era il commissario della Brigata, restarono lì per convincere Barraco, che era il comandante dell'autoblinda, alla resa. Io sono sceso ad Ongo per coordinare l'ispezione a tutti gli automezzi tedeschi. Quando ero sul primo camion, arriva un partigiano inviato da Pedro, da sopra, e dice: guarda, Bill, che Pedro ti dice di stare attento perché pare, c'è voce, che ci sia Mussolini sulla colonna. Io mi sono messo a ridere, ho detto va bene, va pure. A un certo punto mi sento chiamare, abbastanza agitato, Leo Vagliani. Lei non lo conosceva Luigi Longo, l'aveva mai visto in faccia, quindi... Non avevo mai visto né Luigi Longo, né Cadorna, né nessun altro, l'avevo visto soltanto dai nemici fino allora. Suppone che sia Longo, comunque... Non suppongo, no, io ho rivisto la fotografia di Longo dopo la liberazione, anzi molti anni dopo. E su quella fotografia l'ho riconosciuto, ho detto è questo il colonnello Valerio. Quell'altro, io ho sempre negato che fosse stato Valerio, Walter Odisio. Che non sia stato, che Walter Odisio non sia Valerio, ormai lo sanno tutti, anche se non so perché si ostina qualcuno a sostenere questo. Della questione Longo la lascio tutto a lei. Io... Che è stato Luigi Longo il vero colonnello Valerio, lo testimonio davanti a chiunque. Sulla morte di Mussolini c'è ancora un grande mistero che... Speriamo che un giorno o l'altro qualcuno vorrà chiarire. Senz'altro. Grazie. Siamo arrivati alla fine, vi auguro buone vacanze, ma vorrei lasciarvi con delle immagini un po' particolari, tratte da un documentario girato appena finita la guerra. I miei colleghi in redazione dicono che è un'anticipazione del neorealismo cinematografico. Io non mi intendo molto di questo, io lo trovo piuttosto una serie di immagini di una nuova Italia, un'Italia serena, povera ma fiduciosa nell'avvenire, che si rimbocca le maniche per ricostruirsi. Un'Italia che, se poi non è riuscita bene come speravano, come sognavano i giovani, i ragazzi che sono morti per la sua libertà, certamente è un fatto che è riuscita molto, molto meglio di quella che abbiamo seppellito definitivamente il 25 aprile del 1945. Nell'Italia devastata dalla guerra, uno dei primi segni della rinascita culturale fu il fiorire del neorealismo cinematografico. Avremmo potuto documentarlo con alcuni capolavori, da Roma città aperta a Chouchat, da Paisà a Ladri di biciclette, divenuti pietre miliari della storia del cinema. Ma la tesi un po' paradossale che vogliamo sostenere trova sufficienti sostegni anche in un buon documentario come Valle di Cassino di Giovanni Paolucci. Prendete un paese in cui la guerra si era fatta particolarmente sentire, nel caso specifico Cassino, la Coventry italiana, e piazzateci una cinepresa che registri a caldo i primi segni di ripresa. Ne verrà fuori qualcosa di magico. La fantasia della realtà supererà quella dei più bravi autori. I volti della gente comune, vaccinati dall'esperienza bellica, supereranno in disinvoltura e espressività quelli dei più consumati attori. Si respirerà nell'aria un pizzico di neorealismo. E lo stormire di erbacce anticiperà l'anello dell'apparecchio per individuare le mine da disseppellire e far esplodere. E l'inquadratura dell'uomo che sventola una bandiera bianca contro un cielo di nuvole assumerà ulteriori valori simbolici. Un esempio che riassume tre ingredienti. La realtà,
un cimitero di militari inglesi ricavato nell'angolo di un orto, dei personaggi disarmati e genuini nell'approccio a questa realtà, nel nostro caso due bambini che accudiscono le tombe, e un'adesione tecnico-poetica a questa realtà, il lento carrello molto basso a seguire la loro uscita di campo. Questo è il neorealismo, che fa tutto semplice e artificioso, dal sapiente gesto di una bambina a un pezzo di bronzo usato come una campana, a una messa iperreale celebrata fra le macerie. E se il neorealismo si trascinò poi stancamente per troppi anni, fu per l'appiattirsi della quotidianità, per il distacco sempre crescente tra autori e realtà, ma anche per lo spegnersi di quei volti.